Un saluto a tutti gli amici di Smart World, oggi vi parlo molto rapidamente di un gadget veramente molto particolare, sto parlando del bollitore di Xiaomi che abbiamo provato. Bollitore che ha delle funzionalità smart, ma cominciamo dalle cose importanti. È un bel bollitore di design, la cui base può raccogliere e tenere anche il cavo, purtroppo cavo che ha presa stranamente australiana, vi servirà quindi un adattatore, non quello da cinese europeo, ma da australiano a cinese, se questo per voi potrà mai fare qualche differenza. È realizzato col materiale veramente premium, fuori è leggermente gommato bianco, trasmette il calore dall'interno all'esterno soltanto in parte, quindi questo vi farà sì che non vi possiate bruciare. All'interno invece è realizzato in acciaio inox, può contenere fino a 1,5 litri di acqua. C'è un tasto per aprire lo sportello sopra, altrimenti il tasto non si apre, ma se inclinate il bollitore l'acqua può comunque uscire. Queste sono informazioni generali. È veramente veramente velocissimo nel bollire l'acqua, ci metterà praticamente circa un minuto quasi per far bollire l'acqua, è molto molto rapido. Ma quali sono le sue funzioni smart? Allora, ci sono due tasti sul bollitore che permettono di far bollire l'acqua oppure di portarla a temperatura e mantenerla a temperatura. Il bollitore ha connettività Bluetooth, purtroppo non Wi-Fi, e permette di collegarsi con l'app Mi Home per controllarlo. Da qui potrete decidere se il bollitore deve andare direttamente a temperatura o se deve andare in ebollizione e poi scendere fino alla temperatura che volevate. Ci sono vari preset per il tè, per le zuppe, per il biberon e altri, più la possibilità ovviamente di decidere voi la temperatura. In più è possibile mantenere la temperatura con un'opzione che vi permette di scegliere fra 1 e 12 ore, con tutti ovviamente gli intervalli intermedi. Potrete quindi mantenere sempre l'acqua alla vostra temperatura. C'è un enorme ma: il fatto che sia dotato di Bluetooth e non di Wi-Fi vi impedirà sostanzialmente di poterla comandare a distanza, di accenderla quando non è già accesa. Quindi in sostanza non potrete farla partire a orari predefiniti o accenderla a distanza dal letto, ma dovrete necessariamente accendere il bollitore e poi regolarne eventualmente altre impostazioni dalla vostra app. Oltre a questo, il ricevitore funziona solo quando il bollitore è collegato sulla base, quindi ogni volta che lo scollegate diciamo dovrete ripristinare le impostazioni. Ovviamente l'app in realtà vi serve principalmente per impostarla a vostro piacimento e poi potrete in sostanza utilizzarla sempre con i tasti Sul bollitore. Difficile che vorrete cambiare spesso impostazioni, ma lo potrete fare tramite l'app. Ultima considerazione tra virgolette negativa è il fatto che il suono di fine bollitura è un po' basso, quindi sostanzialmente se non siete vicini al bollitore sarà difficile sentirlo. Detto questo, il bollitore potrete acquistarlo, noi l'abbiamo preso su tinydeal.com a 67 euro, che è un prezzo tutto sommato onesto per un bollitore smart, ma fra tutti gli oggetti che potrete desiderare di Xiaomi con la dicitura smart, questo secondo me è adatto solo ai veri amanti magari del tè. Per tutto il resto forse potete farne anche tranquillamente senza. Per questa rapidissima recensione è tutto, trovate maggiori dettagli su smartworld.it. Un saluto da Emanuele Cisotti.